Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia. Adesso non la faccio lunga con i ringraziamenti, perché sono stati abbastanza, però almeno posso rivolgere un ringraziamento a quelli che mi hanno aiutato a imbastire il corso. Matteo, che è qui con me oggi a riflettere, Vincenzo La Torraca, che ha intessuto questo compito delicato e importante di relazione con il territorio, con gli enti territoriali, con gli ordini professionali. C'è Matteo Accardi che fa parte della squadra e là in fondo vedo Mariano Fazio e il dottor Magnanelli. Bene, allora, il mio ruolo oggi è quello di aprire un po' le danze e dovrò svolgere una funzione che posso definire gradevolmente provocatoria. Mi chiedevo come faccio a trasmettere un messaggio che possa costituire un po' un filo conduttore, una visione generale che sia pertinente nel corso delle varie lezioni e dei vari appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi mesi. Mi veniva in mente un testo di Svevo, La coscienza di Zeno, in cui c'è il protagonista che a un certo punto vede una persona che zoppica e un amico esperto gli spiega che per camminare rapidamente occorre coordinare 54 muscoli, bisogna mettere d'accordo 54 muscoli tutti insieme, istantaneamente. E da quel momento in poi il protagonista comincia a zoppicare anche lui, non riesce più a coordinarsi. Perché questo esempio mi è venuto in mente, siamo impazziti, cosa c'entra quelli qua? No, in realtà è proprio un po' quello che capita al nostro ordinamento, al nostro sistema. Cioè io vorrei dare, oggi il tema è quello dell'ambito di applicazione delle norme, e qui sullo sfondo c'è una questione di fondo che è il rapporto tra il diritto europeo e quello nazionale e le modalità di recepimento. Noi abbiamo anche dal punto di vista storico una piattaforma disciplinare che è più antica e che è quella di contabilità di Stato, sulla quale poi si va sovrapponendo il diritto europeo che gradualmente acquista sempre più spazio, sempre più importanza, sempre più peso e occupa più materie, inizia con gli appalti e poi si spinge anche altrove. E cosa succede? Che poi naturalmente il rapporto generale tra i due ordinamenti ha un suo sviluppo anche indipendente dalla materia delle parti, sappiamo che l'ordinamento europeo prevale, è immediatamente applicabile in alcune sue manifestazioni e via di seguito, il giudice addirittura deve disapplicare anche l'amministrazione, eccetera. E quindi cominciamo a sforzarci di tenere conto del diritto europeo, di quello che prescrive, di quello che vuole in materia di appalti. E la verità è che il diritto europeo pensa ai contratti prevalentemente come un'operazione economica. E quindi si chiede come questa operazione economica possa essere gestita in modo appropriato e efficiente. Il diritto nazionale lo scimmiotta un po', nel senso che tenta di seguire i passi, di a sua volta diciamo, rielaborare la visione dei contratti rispetto all'antica visione contabilistica, cerca in qualche modo di recepire il diritto europeo, qualche volta prendendo cantonati, qualche altra volta meno, ma c'è sempre un elemento di inviluppo. A un certo punto il nostro sistema si ripiega su se stesso e comincia a preoccuparsi della sua organizzazione interna, dei suoi funzionari, del controllo sui suoi funzionari. Questa seconda anima, questa seconda logica finisce per avere quasi sistematicamente, persino nelle epoche di maggiore apertura come quella attuale, grosso modo il predominio sulla disciplina degli appalti europei. E di qui la tendenza un po' a zoppicare, cioè lo sviluppo di orientamenti che sono fortemente ondivaghi rispetto ai quali il diritto europeo assume una posizione più stabile e probabilmente più saggia. Allora, data questa diciamo, visione generale che vorrei trasmettervi, ho scelto alcuni temi che mi sembrano emblematici. Dopo una brevissima introduzione che serve soltanto per non metto neanche i numeri delle leggi, non vi annoio, siete tutti esperti e quindi probabilmente li conoscete meglio di me. Quindi richiamo i passaggi fondamentali dello sviluppo del diritto europeo. Ho preparato delle slide che cercherò di far scorrere abbastanza velocemente. Abbiamo negli anni 70 le prime direttive che si occupano dei contratti della pubblica amministrazione, perché i contratti della pubblica amministrazione vengono identificati come fattori influenti sullo sviluppo degli scambi. Quindi si comprende che con il loro potere di acquisto le amministrazioni
rischiano di frammentare o di ostacolare la costituzione del mercato unico. E il primo sviluppo della disciplina si affida a una sistematica relativamente elementare e semplice. Tre gruppi di direttive in sequenza che hanno, si distinguono tra di loro per oggetto. Un primo gruppo di norme sui lavori, un secondo gruppo sulle forniture e un altro sui servizi. La fattispecie contrattuale predominante in questo contesto è quella degli appalti, perché è quella economicamente più significativa. Passiamo agli anni 90, facendo dei balzi molto rapidi, e qui due novità. Da una parte compaiono i cosiddetti settori esclusi, e questo che oggi vengono definiti settori speciali o ex settori esclusi. Che cosa identificano? Identificano uno spazio di deroga nelle prime norme, cioè all'interno di questi tre ambiti che poi verranno definiti come settori ordinari, il legislatore europeo ebbe la cautela di introdurre delle deroghe a beneficio di soggetti considerati un po' particolari, un po' troppo diversi da paese a paese e un po' troppo esposti alle istanze politiche specifiche, domestiche di ciascun paese appartenente alla Comunità Europea. Questi soggetti che si è voluto in un primo momento lasciare liberi dai vincoli in materia di gare sono sostanzialmente i grandi gestori delle reti di public utilities, cioè i gestori delle reti energetiche, delle reti di distribuzione del gas, dell'acqua, delle reti autostradali. Se andate a vedere la direttiva sui settori esclusi e oggi per la settore speciale, grosso modo sono loro. Si è detto, per questi è presto. Non è che non ci sia un'esigenza, ma quando questi soggetti, cioè amministrazioni o equiparati, vanno a perfezionare dei contratti d'appalto con terzi che servono allo svolgimento della loro attività di gestione delle reti, quindi di grandi erogatori di pubblici servizi impattanti, bene, questi signori sono esentati. E sono esentati perché hanno delle specificità che cambiano, alcuni paesi hanno privatizzato, altri hanno pubblicizzato, altri usano rapporti di concessione. Le formule anche istituzionali sono troppo diverse, da paese a paese non si può omologare. Nel 90 si arriva alla consapevolezza del fatto che sono maturi i tempi per anche lì introdurre dei vincoli, una disciplina. E si sarebbe potuta fare una scelta molto, molto semplice, no? Si sarebbe potuto dire le deroghe contenute nelle prime direttive vengono cancellate e quindi tutti quanti vengono, i soggetti pubblici o quelli equiparati vengono sottoposti ai vincoli europei. Non è andata così, il diritto europeo ha preferito fare una scelta diversa, forse un po' più sottile, e ha elaborato un quarto gruppo di norme, quelle per l'appunto sui settori esclusi, cioè gli appalti dei soggetti fino a quel momento esentati in quanto grandi gestori di rete vengono finalmente disciplinati. E vengono disciplinati non con una distinzione per oggetto, quindi questo quarto canale si occupa insieme di lavori, forniture e servizi e si distingue dagli altri più per i soggetti appaltanti che non per gli oggetti appaltanti. Sempre in questi anni sono le prime direttive in materia di tutela. Non ho messo numeri, anche perché sono abrogate, superate, quindi vedremo, diciamo, l'epilogo finale, ma ci interessa seguire un po' in rapide battute l'evoluzione del sistema. Le cosiddette direttive di corsi, che furono due, 89-92 come periodo, rispondono a un'esigenza di compattezza e di coerenza del sistema, perché ci si è detti inutile fare delle direttive che standard rendono uniforme la disciplina sostanziale se poi i meccanismi di tutela sono diversi da paese a paese. Non ha molto senso introdurre le stesse regole sostanziali. Questo però non funziona, vediamo se riesco con questo. Meglio? Sentite? Ora? Ok, allora abbandono questo che fa i capricci e uso questo. Dicevo, l'idea è, ma non ha molto senso introdurre regole sostanziali uniforme se poi le risposte alla violazione delle regole sono diverse da paese a paese. In un paese annullano, nell'altro danno un buffetto, evidentemente non può funzionare.
Allora, si è detto, ferme restando le priorità, le scelte domestiche che in questo contesto sono sovrane e sacrosante, però va garantito un livello minimo di tutela, un livello minimo di protezione al di sotto del quale non è possibile scendere. E di questo si occupano per l'appunto le cosiddette direttive ricorsi. Sono interessanti da noi perché prima della famosa sentenza 500 del 99 includono tra i livelli minimi di tutela che vanno garantiti alle imprese eventualmente discriminate nella partecipazione a procedure di affidamento, includono anche la tutela risarcitoria. Quindi si tratta in pratica della prima codificazione legislativa e non giurisprudenziale di un caso di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi. Andiamo rapidamente al 2004, che succede una razionalizzazione interna al diritto europeo, perché i primi tre gruppi di norme, lavori, forniture e servizi, vengono aggregati in un'unica direttiva, la direttiva sui settori ordinari. L'altro filone, cioè i settori speciali, vengono rivisti da una seconda direttiva, vedete sono la 17 e la 18, quindi il sistema in qualche modo si semplifica, abbiamo due tronconi, e ognuno dei due tronconi si occupa sia dei lavori che delle forniture che dei servizi. Nel 2007 vengono superate le prime direttive ricorsi e si approva una nuova direttiva sugli strumenti di tutela. Questa è una direttiva che, come dire, prende atto del fallimento delle prime ipotesi di uniformazione. In particolare questa direttiva tocca con mano la debolezza e l'insufficienza della tutela risarcitoria. Si confidava abbastanza con le prime direttive ricorsi in questa protezione per equivalente. Qui i lavori che l'hanno preparata, lo stesso preambolo, chiarisce, ma ottenere una protezione risarcitoria in questa materia è troppo difficile. È troppo complicato provare. Un'impresa che è stata discriminata a posteriori ha molte difficoltà a dimostrare che avrebbe ottenuto qualche cosa, perché dovrebbe rielaborare una gara virtuale. Se poi le scelte dell'amministrazione sono state fortemente discrezionali, la faccenda si complica ancora di più. Se poi l'esclusione o la discriminazione è avvenuta in una delle prime battute della procedura, questa operazione virtuale diventa quasi impossibile. E in effetti, numeri alla mano, questi lavori indicano che la tutela risarcitoria funziona in una frazione infima di casi di tutela risarcitoria. Dopo il 2007, un'altra azione che comincia a riguardarci più da vicino, vedete compaiono dei numeri, di razionalizzazione delle norme, e con l'approvazione di tre direttive. Le prime due ricalcano una sistematica già acquisita nel 2004, quindi la suddivisione della materia in due ambiti con due direttive che hanno tre oggetti ciascuna. Queste direttive vengono riviste. Ci sono delle idee generali che ispirano questa revisione e ne parleremo, per adesso ci fermiamo al guscio. E la novità forse più interessante, che da tempo si attendeva, è l'emanazione di una nuova direttiva che non ha un antecedente, quindi non si tratta di una rielaborazione, ma è la prima manifestazione, la prima espressione di diritto derivato appositamente dedicato all'argomento, e la direttiva sulle concessioni. Finalmente il diritto europeo sulle concessioni. Il tema delle concessioni aleggiava da tempo, perché è chiaro che l'affidamento di concessioni ha un impatto sulla concorrenza notevole, spesse volte più notevole di quanto non sia l'impatto di un comune appalto, per ragioni facilmente intuitive. Con una concessione qualche volta si attribuisce un monopolio locale per durate considerevoli, magari trentennali, pensate alla distribuzione del gas, dell'acqua, eccetera. E quindi è chiaro che il diritto europeo non può rimanere indifferente rispetto a questo interrogativo: come le regoliamo, come evitiamo che i capricci dell'amministrazione finiscano per alterare il mercato. E intervenne la Commissione europea con una comunicazione interpretativa nel 2000, in cui disse alcuni principi sono intangibili. Poi la Corte di Giustizia con alcune sentenze che ribadì la estraneità delle concessioni rispetto alla disciplina degli appalti in senso stretto,
e tuttavia la sottoposizione a principi comuni ricavabili direttamente dai trattati, e finalmente arriva la direttiva, un'apposita direttiva su questa materia. Tutto questo in che cosa si va a riversare oggi? Vedete bene che ho saltato tutti i passaggi intermedi infiniti della nostra legislazione nazionale, e abbiamo due filoni di riferimento. Uno è il nuovo codice dei contratti, e lì di fianco ho messo ANAC perché, come sapete, ci fu un grosso dibattito su come recepire queste nuove direttive del 2014. Si parlò di un recepimento all'inglese, quindi più o meno fotocopia, poi non si arrivò a quell'estremo, ma si trattò di un riferimento, di una traduzione del diritto europeo sicuramente meno ingombrante di quella passata. Voi pensate a che cos'era il codice del 2006 con il regolamento attuativo, con gli annessi allegati. Si fa un'operazione, se vogliamo, più leggera, e scelta importante e determinante, si rinuncia a un regolamento. Ma questa rinuncia non è in bianco, perché in luogo di un regolamento si pensa a un soggetto più che a una serie di strumenti, a un soggetto che dovrebbe in qualche modo sorvegliare e vigilare la corretta applicazione del codice e implementarne le norme attraverso gli strumenti di cosiddetta soft regulation, quindi sia poi strumenti tradizionali sia strumenti la cui natura ancora non è del tutto chiara e che naturalmente sono al centro del dibattito. Sul versante processuale, dopo una serie di attività di recepimento, se vogliamo, parziale, oggi abbiamo le norme in materia di tutela che sono contenute nel codice di giustizia. Quindi all'apparenza abbiamo un sistema semplice, no? Finalmente due corpi disciplinari di riferimento, uno per il diritto sostanziale e l'altro per il diritto processuale, e vengono definiti due codici. Allora andiamo alla provocazione, no? Ambito di applicazione di queste discipline. Io ho scelto alcuni temi emblematici, cioè alcuni interrogativi di fondo tra i mille che si potevano scegliere in questo contesto, e lo scopo è proprio di far emergere quella sindrome da svevo, no? Da coscienza di Zeno, cioè quell'attorcigliamento su se stessi che è tipico del diritto nazionale e che alla fine impedisce di gestire appropriatamente un'operazione economica. Vediamolo, questo fenomeno di aggrovigliamento, proviamo ad esaminarlo su alcune piattaforme, su alcuni osservatori interessanti. Primo osservatorio. Allora, un tema di fondo che da sempre raccoglie l'attenzione della giurisprudenza è ma dove si posiziona la linea di confine tra fenomeni contrattuali e fenomeni invece che sono di auto-organizzazione. E in fondo abbiamo due modelli di transazione, due modelli di gestione delle transazioni economiche alternative. Questo è un'intuizione che vale anche per gli operatori privati, no? Un'impresa può decidere di rivolgersi al mercato per acquisire ciò di cui ha bisogno, manodopera, semilavorati, altri prodotti secondari che possono poi essere assemblati per un prodotto finale, oppure può decidere di fare da sé. Make or buy, integrazione verticale o contrattazione. Mi ricordo che in una vicenda professionale si pose il problema di comprendere che cosa esattamente avesse fatto un comune che aveva la necessità di gestire un pubblico servizio sul suo territorio. Questo comune, che era il comune di Paullo, decise di accordarsi con il Comune di Milano tramite una convenzione pubblicistica mediante cui si stabilì che l'azienda milanese, già costituita, che a quel tempo era un'azienda, poi fu privatizzata e divenne società per azione, espandesse il proprio ambito operativo includendo anche quello del Comune contermine. E subito nacque il problema, perché un soggetto interessato a svolgere quell'attività, un'impresa interessata a svolgere quell'attività sul comune fino a quel momento sguarnito, sollevò il problema e disse: ma questa è un'elusione delle norme in materia di contratti, perché tu non avresti dovuto passare attraverso questo meccanismo di convenzionamento tra enti pubblici, ma avresti dovuto fare una gara e affidare il servizio al miglior proponente, no?
obiezione, ma questo non è un fenomeno di accesso al mercato, questo è un fenomeno di auto-organizzazione, cioè l'amministrazione, come un qualunque privato, si può auto-organizzare, può autoprodurre, può decidere di non comprare, di non accedere al mercato in modo procedimentalizzato, ma fare da sé. È possibile? Non è possibile? Questo è uno dei tormentoni e naturalmente posizionare la linea di confine tra i due fenomeni è decisamente importante, perché se io mi sposto all'interno dello spazio dei contratti, scatta la disciplina molto analitica, persino troppo e minuziosa, che vale per i contratti. Se io sto un passo indietro rispetto alle vicende contrattuali, scattano le norme sulle imprese, che ora cominciano un po' ad aumentare, ma più nella logica della spending review che altro. Ma dal punto di vista europeo, per esempio, le norme che regolano l'attività imprenditoriale delle pubbliche amministrazioni sono modestissime, sono pochissime. Cioè, le norme generali del trattato, oggi del trattato sul funzionamento, le quali dicono le imprese pubbliche e le imprese incaricate di missioni di interesse generale debbono rispettare le regole in materia di concorrenza, così come le imprese private. Quindi la logica è quella dell'uniformazione dei soggetti pubblici di quelli privati. E lo sforzo è quello di fare in modo che le imprese pubbliche non abbiano dei benefici indebiti, in particolare il capitolo delicato, come sapete, è quello degli aiuti di Stato. Mentre se ragioniamo dei contratti, scatta una logica completamente diversa, opposta direi, cioè la logica della specialità dell'amministrazione. Quindi c'è una disciplina speciale, si va nella direzione opposta rispetto all'omologazione, non si pensa affatto che il contraente pubblico debba essere omologato al contraente privato, anzi si ipotizza che al contraente pubblico debbano essere applicate una miriade di norme speciali che sono necessarie per la sua particolare natura. Allora, capire dove si posiziona il confine è importantissimo, perché le implicazioni di regime sono pesanti. Mentre i privati scorrono lungo questa linea ideale che va dall'autoproduzione alla contrattazione liberamente, gli economisti ci spiegano che uno dei loro parametri di riferimento sono i costi di transazione. Quanto più sono alti i costi di transazione, quanto più diventa interessante autoprodurre. Se i costi di transazione non sono molto alti, allora si può contrattare, si può negoziare. Dipende dalla natura del contratto, dalle sue specificità, dalle capacità dell'amministrazione, via di seguito. Ma quando ragioniamo di rapporti con le PA, c'è una discontinuità che è pesante sul piano applicativo, perché cambia il regime. Mentre tra i privati uno può decidere liberamente quello che vuole fare, qui in un caso si applica il regime contrattuale e nell'altro no. Quindi sapere dove si posiziona la linea di discontinuità diventa un fatto importante. E qual è l'istituto che poi si è messo al centro dell'attenzione, che ha definito in ambito europeo questa linea di confine? È l'in-house. L'in-house determina dove cessa il contratto. L'in-house non è un soggetto, intendiamoci, no? Si tende a pensare che l'in-house sia un particolare tipo di società. Questo è uno strabismo tutto nostro. L'in-house definisce delle condizioni che sono quelle in presenza delle quali non c'è più contratto e quindi non ha senso applicare le norme sui contratti. C'è un fenomeno di auto-organizzazione, di integrazione tra articolazioni amministrative, perché poi il soggetto in-house non è nient'altro che una longa manus della pubblica amministrazione, cioè il controllo analogo, l'attività prevalente, le condizioni che non sto a ricordare, ma che lo vedete benissimo, dicono proprio questo. Siamo dentro l'organizzazione pubblica, non stiamo uscendo a contrattare, siamo ancora dentro l'amministrazione. Ecco, e allora di qui l'interrogativo, ma l'in-house si può utilizzare liberamente? È un modello di gestione delle transazioni economiche eccezionali in ambito pubblicistico? Ora, il diritto europeo, qui metto la bussola ogni tanto per indicare che abbiamo delle indicazioni, no? Una presa di posizione dell'ordinamento europeo, e in questo sforzo di comprensione del modo con cui sono raccordati i sistemi. Prendo la punta dell'iceberg, perché poi di materiali ce ne sarebbero tanti, ma il mio intento, vi dicevo, è abbastanza provocatorio, e qui troviamo nella enunciazione di apertura della direttiva sulle concessioni, quindi un atto molto impegnativo, nero su bianco, l'affermazione del principio per cui la direttiva afferma, riafferma il diritto degli stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi. In particolare, non dovrebbe la direttiva in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri
e delle autorità pubbliche di eseguire lavori, forniture, servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura delegandola a terzi. Quindi si afferma quella libertà che hanno gli operatori privati, i quali possono stabilire se convenga loro fare da sé o contrattare, ce l'hanno anche le amministrazioni. Dai considerando, naturalmente si passa a un'affermazione più impegnativa, un articolo che si intitola Principio di libera amministrazione, è l'articolo 2 della direttiva, siamo nelle norme di apertura, e l'affermazione: possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi e sono liberi di decidere il modo migliore di gestire. Possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni. Questo è il principio al quale, dopo un po' di fatica, siamo giunti in ambito europeo. Cioè l'idea è: le norme sui contratti valgono se in quanto l'amministrazione decide di contrattare. Se contratta, deve rispettare quelle norme. Se decide di fare una cosa diversa, non è che sia libera, ma si applicano norme diverse, si applicano norme sull'impresa. Quindi saranno vietati gli aiuti di Stato, saranno vietati gli abusi di posizione dominante, io non potrò usare un monopolio per estendermi a mercati che sono invece liberi, che potrebbero essere liberi. No, ci sono tutta una serie di vincoli che sono pensati per l'esercizio dell'attività di impresa. Questa è l'idea di massima, molto lineare. E vediamo subito, diciamo, ecco, questo è il simbolo che ho utilizzato per indicare il passaggio da coordinate relativamente semplici in ambito europeo alle titubanze, ai tormenti tutti nazionali, no? A quell'aggrovigliamento di cui vi parlavo, che è sempre fortemente condizionato dalla preoccupazione, spesso tardiva, di prevenire gli abusi. Perché in Italia questo succede: prima si eccede da una parte e poi nel tentativo di bilanciare questo eccesso si va a sposare l'eccesso opposto e quindi il pendolo continua a muoversi istericamente da un polo all'altro. E per esempio qui abbiamo il Consiglio di Stato che in questa sentenza di poco più di un mese fa ci dice quello che l'articolo 2 ha appena ricordato, cioè che l'in-house è uno strumento generale di gestione delle transazioni economiche e dei servizi pubblici, addirittura aggiunge questa sentenza che non è possibile nemmeno valutare, entrare nel merito delle scelte dell'amministrazione. Se c'è una motivazione che è ragionevole, il giudice non può neanche sostituirsi, non può esprimere un sindacato forte. Ma andiamo a prenderci, questa è la relazione pubblicata nel 2015 sugli organismi partecipati degli enti territoriali, e c'è una parte, un quadrante, che è dedicato precisamente alle... Si vede? Provo a allargare un po'. Vabbè, ma poi c'è un grafico che spiega tutto, che è questo, e fa un'analisi di i rapporti in essere in materia di servizi pubblici locali. È un caso, se vogliamo, limitato, non copre tutta la materia, però certamente non è banale, non è marginale, quindi è un campione rappresentativo. E in questo grafico vengono enumerati 14.153 rapporti di attribuzione di servizi pubblici locali, e di questi affidati con gara a impresa terza ne abbiamo 65. Affidati con gara a doppio oggetto, ricorderete che è un'alternativa possibile, anziché scegliere l'affidatario, scelgo il socio con il quale andrò a gestire il servizio, ma bisogna che la gara sia strutturata bene, e ne abbiamo 273, a fronte di 1.769 casi di affidamento in house. E poi abbiamo altri affidamenti, diciamo così, sempre non concorsuali, che prescindono da gara, o pregressi che sono collocabili in una sorta di categoria residuale. Cioè, forse qui vedete un po' meglio, il rapporto è questo. Affidamenti con gara, questo numero esiguo, affidamenti senza gara, la colonna rossa, che come vedete campeggia, domina. Poi nel grafico di sotto ho voluto confrontare gli affidamenti in house in particolare, invece che tutto l'insieme degli affidamenti che in qualche modo si giustificano per pregresso, per altre nature, affidamenti in house rispetto agli affidamenti con gara, e vedete il divario rimane comunque significativo, cioè sommando le gare a doppio oggetto con le gare per l'attribuzione della concessione arriviamo a un numero di 388 contro i 1.225 casi di in house. Cioè siamo di fronte a qualcosa che non è fisiologico. Se poi in questo stesso rapporto andiamo a vedere i bilanci, i conti di questa società, c'è da mettersi le mani nei capelli, no?
E allora questa è la relazione dell'anno successivo, appena pubblicata, relativa all'anno 2016, pubblicata nel 2017, e vengono fuori gli stessi numeri, grosso modo. Non ho rifatto il grafico perché sarebbe stato veramente ripetitivo. Ora, che reazione? Vedete che il pendolo comincia a oscillare. C'è un'affermazione di libertà di cui si abusa. C'è qualcosa che non va. Allora, risposta all'abuso, boom. Prima una risposta legislativa. Prendo l'ultima manciata di anni. La storia potrebbe essere lunga, ma siccome voglio far passare un'idea, una dinamica, mi limito a qualche esempio, no? E ricorderete che c'è stato il referendum che ha abrogato una disciplina legislativa la quale partiva dal presupposto che il legislatore nazionale fosse libero di introdurre dei vincoli supplementari nella gestione dei pubblici servizi rispetto a quello alle indicazioni provenienti dal diritto europeo. E questa disciplina voleva che gli affidamenti in house fossero previamente delibati dall'autorità garante della concorrenza del mercato. Questa disciplina è rimasta in vigore un paio d'anni, perché poi è sopraggiunto il referendum che ha spazzato via tutto, che ha cancellato questa disciplina. Era il referendum relativo all'acqua, ma che aveva anche questo componente, lo ricorderete. E guardate, questa è la posizione che pigliò nei casi in cui fu legittimata e invitata a pronunciarsi l'autorità garante della concorrenza. Cioè 155 no e 4 sì. E i quattro sì, poi se andiamo a vedere la casistica è commentata, sono dei casi veramente estremi, no? Quindi c'è una reazione di irrigidimento notevole che si tuffa sull'altro lato della barricata, no? E qui abbiamo una risposta somigliante. Poi quella norma fu abrogata, d'accordo, ma il problema non è stato superato. Questa è una sentenza del 2010 della Corte Costituzionale, quindi è una tesi molto autorevole, la quale diceva che non il diritto nazionale per scelta politica interna, come fece la norma abrogata dal referendum, ma il diritto europeo, secondo la visione della Corte Costituzionale, che cosa stabilisce? Che l'in-house è possibile e quindi che l'applicazione delle regole di concorrenza e delle regole che impongono l'affidamento a terzi mediante gara sia derogato soltanto quando queste norme ostacolino di diritto o di fatto la speciale missione degli enti pubblici. Mi spiego meglio chiamando in causa la norma che ho riportato qui, perché può diventare più facile capire il discorso della Corte Costituzionale. Come ricorderete, l'articolo 106 si articola in due parti, no? Elabora due passaggi. Nel primo si afferma il principio di massima. Il principio è che le imprese pubbliche e le imprese affidatarie di servizi pubblici debbono rispettare le regole che valgono per le imprese private. L'abbiamo appena ricordato. Poi c'è una possibile deroga al paragrafo 2. E la deroga dice: le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati e in particolare alle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non ostia all'adempimento in linea di fatto o di diritto della specifica missione loro affidata. Quindi c'è uno spazio di deroga, diciamo così, possibile alle norme generali a protezione della concorrenza, ma se l'applicazione delle norme comuni protettive del mercato ostacoli la missione pubblicistica affidata a queste imprese. E la Corte di Giustizia interpreta questa deroga con criteri molto restrittivi, cioè dice le norme comuni a protezione della concorrenza possono essere derogate solo eccezionalmente quando impediscano materialmente l'espletamento della funzione pubblica, l'espletamento della missione pubblicistica, perché se la missione pubblicistica diventa semplicemente più difficile applicando le regole comuni a protezione del mercato e della concorrenza, la deroga non si giustifica. Quindi questo comma 2, questo paragrafo 2 dell'articolo 106, è letto con estrema severità. E cosa ci dice la Corte Costituzionale? Che in pratica l'in-house va a posizionarsi dentro quel paragrafo 2. Cioè si tratta di un istituto che può essere usato eccezionalmente quando si dimostri che diversamente la missione pubblicistica risulterebbe addirittura impedita.
Quindi è una visione ancora fortemente restrittiva, del tutto dissonante con quello che troviamo scritto nella direttiva sulle concessioni appena approvata, dove si afferma invece il principio di libera amministrazione, la possibilità di scegliere tra un modello o l'altro di transazione, e si afferma invece la priorità del modello di attribuzione per gara e l'eccezionalità dello strumento dell'in-house. Anche qui mi ha colpito questo passaggio. Questo è un parere che è stato reso pochi giorni fa dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, e che si occupa della prende posizione sulla possibilità di attribuzione in-house di un servizio ad ATAC. Stiamo ragionando di Roma Capitale. Il ragionamento è bizzarro perché da una parte muove dal preambolo che riconosce che alla fattispecie non è applicabile il codice dei contratti. Però poi aggiunge: l'articolo 4 del codice dei contratti pubblici rappresenta una norma di applicazione generale e dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettivo del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e così via. Cioè richiama una norma del codice per regolamentare una fattispecie che per definizione è considerata estranea al codice. Richiama cioè le norme che regolano grosso modo la struttura della disciplina imperniata sulle gare per regolamentare una vicenda che non è quella di un affidamento contrattuale, ma è quella di una vicenda di autoproduzione. Avrebbe dovuto, forse le conclusioni sono corrette, io non voglio mettere in discussione il contenuto nel merito del parere, no? Forse le condizioni per l'in-house lì non c'erano, ma la premessa dalla quale si muove è decisamente sospetta. Cioè qual è l'idea sotto sotto? È che l'in-house è una forma di affidamento camuffato, è un contratto nascosto. Non si pensa al principio di libertà dell'amministrazione come principio di scegliere tra due opzioni qualitativamente diverse, l'auto-organizzazione o la contrattazione. No, si pensa che l'in-house in fondo sia una forma di contratto a trattativa privata, occulto e non dichiarato. Quindi, come vedete, una certa difficoltà a tenere il timone sulla rotta segnata da una valutazione non frettolosa delle norme comunitarie. Secondo esempio, ha a che fare con l'evoluzione della disciplina in materia di gare che registriamo nelle recenti direttive. Consentitemi fare un preambolo. Vi dicevo che in questa materia si sovrappongono due corpi legislativi, da una parte le vecchie norme di contabilità di Stato, dall'altra le nuove norme europee o di recepimento del diritto europeo. E queste norme nel complesso si prefiggono di raggiungere delle finalità diverse, che sono tutte legittime, ma sono diverse. Una prima finalità, che è molto evidente nella disciplina di contabilità di Stato, è la finalità di controllo dei funzionari. Cioè l'amministrazione pubblica è un ente che si avvale di persone fisiche, di agenti, di funzionari. Queste persone fisiche hanno la caratteristica di usare il denaro della collettività, quindi prendono delle decisioni il cui costo viene poi scaricato sulle spalle dei cittadini. E allora bisogna in qualche modo garantire che questo denaro sia speso bene. Il principio della correttezza della spesa, dell'imparzialità e della trasparenza dei comportamenti dei funzionari pubblici è il perno, il caposaldo attorno al quale ruota la vecchia normativa di contabilità. È un problema reale, non è che sia, diciamo, un artificio. C'è una distribuzione asimmetrica delle informazioni tra l'amministrazione e persona giuridica, che ha un'esigenza di soddisfazione degli interessi della collettività, e i funzionari, gli agenti, che conoscono la situazione, non possono essere controllati passo passo, non possono essere verificati in tutte le loro scelte, fanno un lavoro articolato, di squadra, procedimentalizzato, quindi scarsamente visibile e trasparente. L'amministrazione non è in grado di inferire dall'osservazione del risultato finale delle valutazioni sicure sulla qualità del contributo dato dal singolo agente.
se il contratto è o non è conveniente, non è che l'amministrazione possa ricavarne subito delle implicazioni quanto al comportamento dei funzionari. Non solo per le difficoltà che sono tipiche dell'articolazione del lavoro di squadra, e qui la squadra è decisamente complessa, ma anche perché gli obiettivi che può legittimamente porsi una pubblica amministrazione sono tanti e sono potenzialmente contraddittori tra di loro. Obiettivi di natura sociale, obiettivi di natura ambientale, obiettivi di convenienza economica. Allora, a fronte di un certo esito complessivo che cumula tutto, vicende della vita, sfortuna, circostanze, finalità in contraddizione tra di loro, è molto complesso e illusorio pensare di poter da tutto ciò ricavare qualche indicazione certa sulla qualità delle prestazioni del funzionario amministrativo, per capire se il suo comportamento è stato un comportamento del tutto fedele al mandato o è stato un comportamento opportunistico, cioè che si è avvantaggiato di quella asimmetria informativa che penalizza la persona giuridica. Beh, in questa prospettiva la procedura di gara è un espediente che facilita il controllo in una condizione di distribuzione asimmetrica delle informazioni. Io non pretendo di capire come è andata tramite una valutazione a posteriori, ma ti sottopongo a un protocollo decisionale molto rigido a priori. Non è l'ideale, è una scelta che gli economisti definirebbero una scelta di second best, però è quanto di meglio posso fare. Rinuncio a una valutazione postuma molto aleatoria e molto complessa e mi concentro invece sulla elaborazione di un percorso decisionale molto rigido, molto serrato. Se ci pensate, questa è un po' la logica che per molto tempo ha avuto la meglio nel diritto nazionale, anche per vicende molto domestiche. La legge Merloni sui lavori pubblici, che fu una legge approvata in piena Tangentopoli, era completamente pervasa da questa idea che il punto fondamentale fosse abbattere la discrezionalità, fosse ridurre la libertà di valutazione e di scelta. E perché? Perché c'è il funzionario su cui i comportamenti non possiamo essere tranquilli. Il funzionario poi a sua volta interagisce con delle controparti, no? Secondo angolo visuale possibile e ugualmente legittimo, eppure presente nelle norme. La pubblica amministrazione non è soltanto in difficoltà a causa di una distribuzione asimmetrica delle informazioni quando sorveglia l'operato dei suoi funzionari, ma è penalizzata da un'asimmetria informativa anche quando interagisce con le imprese. È naturale che l'operatore economico professionale sul contratto sappia molto di più della stazione appaltante, di massima, sui costi esecutivi, sulle difficoltà tecniche, sui costi della manodopera, sui margini di profitto possibili, sulla durata, sugli investimenti necessari. Su tutti questi profili è frequente, soprattutto se in discussione sono contratti non elementari e non banali, è molto frequente che l'amministrazione ne sappia meno. Allora, anche qui può venire in gioco l'utilizzazione di una procedura di gara, ma in una chiave completamente diversa. Io uso la gara per mettere in competizione dei candidati tra loro così che non siano indotti a sfruttare il loro vantaggio informativo a danno dell'amministrazione. Non posso più, come operatore economico che desidera acquisire una commessa, esaltare la possibile entità dei costi esecutivi, magari opportunisticamente, perché se tiro troppo la corda rischio di perdere nel momento in cui sono messo in competizione tramite una gara con altri operatori economici. Non posso più raccontare quello che voglio, ho dei competitori e quindi sono indotto, non perché l'amministrazione sia improvvisamente diventata saggia, ma solo in forza del concorso, quindi dello sfruttamento di un'informazione di tipo ordinale anziché cardinale, sono indotto a mitigare la spinta ad agire opportunisticamente. In questa seconda prospettiva la gara non è una museruola, cioè non mi serve per imbrigliare la mia longa manus, i miei funzionari. Mi serve per
emulare le dinamiche di un mercato concorrenziale. Non avrei questi timori io, contraente, committente, se avessi a che fare con degli operatori che agiscono in una situazione di perfetta concorrenza. Bene, attraverso la gara io cerco di emulare, a volte in modo facile, a volte con tante difficoltà, perché il mercato non c'è, le dinamiche di una concorrenza efficiente. Abbiamo una sorta di mercato in laboratorio. La gara diventa il luogo della emulazione di una vicenda di rapporti economici che si sarebbero sviluppati se il mercato ci fosse stato. Questo è presente nelle norme? Certo che sì. Questo ha a che fare con l'efficienza, con la convenienza contrattuale. E direi che tutti e due gli obiettivi sono poi riconducibili, cioè sia il controllo dei funzionari che la emulazione di dinamiche competitive efficienti hanno a che fare con la protezione della concorrenza. E basta pensarla in negativo. È ovvio che se io sono interessato a una commessa, non attraverso il globo per poi andare a dialogare con un'amministrazione che sistematicamente tende a favorire gli operatori locali, che è faziosa, che è opaca. Quindi certamente la faziosità e la parzialità, oltre che fonte di costi sociali, sono causa di chiusura del mercato. E viceversa, la trasparenza, l'imparzialità, il poter confidare sulla correttezza, magari anche imposta, dei funzionari della pubblica amministrazione facilita e incoraggia la partecipazione agli scambi. E allo stesso modo, io non attraverserò mezza Europa per andare a gestire una transazione inefficiente, perché il livello di efficienza della commessa identifica la ricchezza che potremo dividerci tramite il contratto. È nell'interesse di entrambi i contraenti che il contratto sia efficiente, perché quanto più efficiente, quanto più surplus è possibile dividere tra le parti. Se i contratti sono inefficienti, e sono inefficienti perché sono pensati male, perché la procedura di assegnazione è capricciosa, morale, mal gestita, questa diventa un'altra esiziale barriera alla formazione di un mercato unico. Quindi viceversa, la cura dell'efficienza delle transazioni diventa uno stimolo e un fattore di propulsione, di promozione della concorrenza. Quindi vedete, queste due anime identificano degli obiettivi che sono ognuno lecito, ognuno presente, se guardate il codice nelle norme di apertura li trovate tutti, e insieme poi sono a loro volta funzionali all'obiettivo che risuona sempre come una cantilena un po' ovunque, cioè la protezione della concorrenza, l'apertura del mercato e via di seguito. Tutte e due sono leciti, ma sono due cose diverse. Ora, finché noi ragioniamo di contratti banali, questo è un articolo che vi consiglio di andare a cercare, lo trovate anche online, Klemperer è un esperto teorico dei giochi, un economista teorico dei giochi che ha fatto la consulenza al governo britannico, per esempio nella delineazione e nella invenzione delle gare per l'attribuzione delle licenze di telefonia, che lì sono funzionate meglio, hanno funzionato meglio di quanto non sia accaduto qui in Italia. E lui spiega, ma alla fin fine i problemi di modellizzazione della gara non sono proprio delicati quando ragioniamo di contratti banali, standardizzati, dentro un mercato che già è fluido, esiste e funziona. Per una ragione semplicissima, se devo acquistare dei materiali di cancelleria, il mercato già mi fornisce la maggior parte delle informazioni occorrenti a concludere una buona transazione, non ho bisogno di molto. In fondo mi basta quasi confrontare i listini che vengono praticati dai vari operatori, dai vari offerenti, e posso arrivare rapidamente a una conclusione. Allora, se anche scelgo qui una procedura sommaria, magari automatica, magari tutta incentrata alle esigenze di controllo dei funzionari, le perdite di efficienza o di interesse per la transazione sono minime. Perché? Perché la gara è dentro un mercato che già funziona di suo. Ma la cosa è completamente diversa, invece, quando io non ragiono di transazioni che sono immerse all'interno di un mercato maturo e già dinamico, quando le gare in realtà sono una forma di surrogato
delle dinamiche competitive. Pensate alle gare per l'attribuzione di un servizio pubblico locale di durata trentennale con investimenti altamente specifici, che all'origine di monopoli locali o quasi monopoli locali, no? Io non ho un mercato, diciamo così, al quale attingere, al quale guardare per raccogliere tutte le informazioni. Ogni transazione fa a sé. Le esigenze specifiche delle parti sono determinanti. L'arco temporale di riferimento è talmente lungo che l'incertezza domina. E in questi contesti la modellizzazione del procedimento diventa un fatto molto delicato. Cioè costruire una gara efficiente non è affatto banale né scontato. E qual è il problema che ci interessa di più rispetto a questo tema? Qui, questo è un premio Nobel per l'economia, che ho citato anche poco tempo fa, mi scuso per quelli che l'avessero già sentito, ma ripetita iuvant in questo caso, questo contributo è una specie di pietra miliare di una letteratura amplissima, ed è il contributo nel quale viene dimostrato il cosiddetto teorema di equivalenza, cioè vengono messe a confronto modalità, procedure di gara diverse, ad offerte palesi modificabili, a offerte palesi a scendere, a offerte in busta chiusa, offerte al secondo miglior prezzo. Non ho il tempo adesso di entrare nei dettagli, ma vi basti prendere atto di questo, alla ricerca della risposta su quale sia la procedura più efficiente. E quello che ci dice l'autore in questo contributo, questo premio Nobel per l'economia, è che le gare sono tutte equivalenti e raggiungono tutte lo stesso livello di efficienza dati alcuni presupposti. Allora, mi direte, non ci serve a nulla, cioè rispetto al problema che ci stiamo ponendo noi, come facciamo a rendere compatibili due anime, quella efficientistica e quella animata dall'esigenza di controllo, se diciamo che dal punto di vista di efficienza i modelli di gara sono tutti equivalenti, non ricaviamo nessuna indicazione particolare. No, invece l'indicazione è importantissima, perché i presupposti cui è subordinata la soddisfazione del teorema di equivalenza sono incredibilmente restrittivi. Cioè occorre che ci siano candidati che hanno la stessa qualità informativa, che siano tutti quanti neutrali rispetto al rischio, che le aste siano a valore comune. Non vi sto a specificare troppo queste tecnicalità, perché quello che interessa è poi la conclusione. La conclusione è che, guardando a questa letteratura, le aste non sono mai equivalenti in condizioni realistiche. Cioè i presupposti che sono necessari, che è necessario siano soddisfatti perché valga il teorema di equivalenza, sono così restrittivi e così impervi che di fatto non sono veri mai. Di fatto l'efficienza richiede una laboriosa opera di costruzione del modello procedimentale vicenda per vicenda, o categorie di vicende per categorie di vicende. Occorre parametrare le modalità di interazione alle caratteristiche dei contraenti, alle caratteristiche della transazione, alle caratteristiche del mercato di riferimento, e occorre molta flessibilità in questa operazione di elaborazione della gara ai fini del perseguimento di obiettivi di efficienza. Ad esempio, c'è un contributo che spiega che quando c'è forte avversione al rischio e le informazioni sono condivise, pensate, che ne so, all'attribuzione di una concessione, gli investimenti possono essere così cospicui che la condizione di avversità al rischio è la norma, non può esserci neutralità da parte di un operatore economico razionale. E le informazioni sono largamente condivise, nel senso che i parametri di valutazione dell'oggetto sono gli stessi per tutti i candidati. In condizioni come queste si dimostra in modo abbastanza accurato che l'asta, che per noi è la procedura di gara per antonomasia, cioè la gara in busta chiusa al prezzo, all'offerta più conveniente, non è il migliore dei modelli possibili, ma è il peggiore. È proprio all'ultimo posto. Perché? Perché in queste vicende diventa molto importante l'apprendimento. L'apprendimento anche in corso di gara. Per esempio, può diventare irrealistico, a fronte di contratti piuttosto complessi, immaginare che l'amministrazione sappia tutto quello che le occorre ancora prima di contrattare. Questo non accade neanche a noi come modesti consumatori che veniamo intercettati da abili commercianti ad ogni angolo della strada, no? Ma figuriamoci, se poi dobbiamo immaginare una transazione impegnativa e complessa,
E se non possa capitare che l'amministrazione abbia chiari i suoi bisogni, sì, che cosa vorrebbe, d'accordo, ma che cosa sia praticabile e dal punto di vista economico e dal punto di vista finanziario e dal punto di vista tecnologico, tutto questo non è affatto detto che l'amministrazione lo sappia prima. Il più delle volte un acquirente in condizioni normali tutte queste cose le apprende interagendo con le controparti. E lo stesso, le controparti potrebbero non avere le idee chiarissime su quello che la committenza desidera ottenere, perché potrebbero doverla guidare o potrebbero dover mettere in ordine le preferenze e le priorità di quella particolare committenza. Ma se ci pensate, un'operazione così banale non è consentita dalle gare che dominano la scena, no? Pensate a una procedura aperta o una procedura ristretta in cui bisogna dire tutto nel bando prima, specificare i criteri, specificare l'oggetto, i parametri, i pesi, i pesetti, tutto in anticipo, in cui i candidati devono redigere l'offerta al buio senza conoscere nessuno, senza vedere nessuno, poi infilano l'offerta nella busta, chiudono, sigillano e poi non possono più cambiare niente. Tutto questo presuppone che l'informazione rilevante per decidere come competere sia posseduta e dall'amministrazione e dai privati prima della procedura. È dimostrato invece che non solo è realistico, ma è anche molto utile consentire un apprendimento in corso di procedimento. L'amministrazione può dover apprendere, i candidati possono apprendere dall'amministrazione, i candidati possono apprendere dagli uni dagli altri. In un'asta English, cioè in cui io posso fare delle offerte prudenziali e poi modificarle gradualmente, io posso sciogliere tante riserve vedendo cosa fanno gli operatori più qualificati del settore. Ognuno vede un pezzo di realtà e io, guardando quello che fanno gli altri, posso farmi un'idea, arricchire, moderare i timori, anche questo, diciamo, incoraggia la partecipazione agli scambi. Tutto questo non è affatto possibile con una procedura tutta incentrata sulle esigenze del controllo, perché poi la busta chiusa, la ceralacca, la firma sui lembi, le due buste, quella economica, quella tecnica, eccetera, eccetera, sono tutti criteri nei irrigidimenti procedimentali che hanno una logica, che è quella del controllo. Ecco, questo modello qui non è compatibile con le esigenze minimali che vi rappresentavo, che sono proprie dei contratti minimamente complessi. Infatti il diritto europeo ha inventato il dialogo competitivo proprio per far fronte a queste necessità, ma vedremo tra poco che fine ha fatto il dialogo competitivo nel nostro sistema. La gara English, d'altra parte, quella, cioè la trattativa multilaterale aperta, chiamiamola in questo modo, ovviamente presenta dei rischi differenti, no? Mi direte, ma la collusione è anche molto pericolosa, perché le parti possono cominciare a strizzarsi l'occhiolino, magari fanno delle offerte che finiscono in modo bizzarro, sempre con lo stesso numero, oppure con certe regolarità curiose. Oppure può anche succedere che il colosso del settore che si candidi sia pronto a sparare come un cecchino alla finestra su qualunque cosa si muova, e lì chi può sfuggire, no? Invece in una gara in busta chiusa, se poco poco il titano di turno fosse troppo avaro e troppo avido, potrebbe anche fare un'offerta diciamo un po' rischiosa ed essere battuto anche da una piccola impresa, no? Da questo punto di vista una gara anonima funziona meglio. Ma infatti la risposta va nella direzione che vi suggerivo, cioè per esempio Klemperer, ma se ci pensate anche poi il project financing, il dialogo competitivo, i partenariati per l'innovazione, no? Sono tutte procedure nuove che ibride, che cumulano delle fasi elastiche, aperte, in cui l'apprendimento è possibile, a delle fasi rigide, in cui la stabilità dei cartelli o delle collusioni si riduce perché l'anonimato consente a chiunque di approfittarne eventualmente, no? E quindi ci sono fasi aperte, fasi chiuse. Ma se andate a vedere le gare che hanno elaborato gli advisor per la privatizzazione delle società, in base alla legislazione del 94, che consentiva eccezionalmente di farsi affiancare da soggetti privati e esperti, trovate dei modelli di gara inediti, regolarmente impugnati ovviamente nella cultura nostra, ma completamente diversi dalle gare solito modo, in cui c'era l'invito a manifestare interesse e poi una prima scrematura in base a questo invito, quindi l'elaborazione di una prima offerta che costituiva vincolo minimo e poi una fase di accesso
ai dati specifici dell'asset da mettere a disposizione, quindi una due diligence, e poi in seguito una fase di negoziazione con l'advisor elastico e flessibile, e poi in ultima battuta una gara impegnativa a offerte anonime, cioè segrete, chiuse in una busta, no? Momenti in cui si sfruttavano le caratteristiche di ogni procedura per trarre da ognuna al meglio. Il meglio in termini di incoraggiamento a partecipare in una fase, il meglio in termini di riduzione della propensione a colludere in un'altra, cercando di ibridare il tutto, cioè flessibilità. Flessibilità, ma questa flessibilità si concilia con la logica merloniana, con la logica del massimo abbattimento della discrezionalità, con la logica della museruola? Evidentemente no. E guardate che qui si crea un bizzarro cortocircuito. Perché se ci pensate, la crescita della complessità della transazione determina al tempo stesso due esigenze conflittuali. Quanto più il contratto diventa rilevante dal punto di vista economico e, diciamo, all'origine di rendite, se io attribuisco una concessione per 30 anni genero una rendita importantissima. Se la rendita e quindi gli effetti distributivi del contratto sono molto forti, è forte anche la tendenza a tentare di appropriarsene. E quindi i rischi di attività indebite, di influenza, di corruttela, ma anche semplicemente di diciamo, tali da sviare le scelte pubbliche, aumentano. Da una parte. Ma d'altra parte, per quello che vi ho appena detto, man mano che aumenta la complessità, aumenta anche l'esigenza di flessibilità. Di gestione dialogata, dinamica, flessibile, malleabile, e se vogliamo con un'applicazione di una certa fantasia creativa della transazione economica. Quindi le due esigenze entrano in conflitto. Vado veloce, e qui ci sarebbe tutto un altro capitolo enorme che ha a che fare non tanto con l'efficienza della gara, ma con l'efficacia della gara, ma veramente non riesco a trattenermi perché il tempo manca e poi Matteo ha la sua parte che ancora deve essere gestita. Quindi vi rinvio solo a quest'altro premio Nobel per l'economia. Williamson, in particolare a questo contributo che trovate tradotto, la gara per la concessione di sfruttamento di un monopolio naturale, lo trovate tradotto in questo testo, le istituzioni economiche del capitalismo, imprese, mercati e rapporti contrattuali, per i tipi della Franco Angeli. E qui l'idea di massima è, attenzione, che la gara è comunque un'arma spuntata per far fronte ai problemi di opportunismo post-contrattuali. Cioè, se io posso star lì a fare i balletti cinesi per mettere i pesi, i pesetti alla commissione aggiudicatrice in anticipo e così via. Ma quella simmetria informativa che io tenterei di ridurre in fase precontrattuale rispunta subito dopo la conclusione del contratto e in modo molto più insidioso, perché a quel punto non ci sono neanche più i concorrenti a controllare come vanno le cose. Se io ho un contratto di lungo termine con degli investimenti altamente specifici, che non possono essere spostati da una relazione a un'altra, per esempio io ho costruito un acquedotto, ho costruito un grosso impianto, l'amministrazione è bloccata con me in quel contratto, non mi sostituisce tanto facilmente, non ha i soldi per riscattare, io magari la mia remunerazione dovrei ottenere attraverso una gestione che abbia durata sufficiente, trentennale. A mia volta il privato contraente è imprigionato in quel contratto perché non può prendere gli impianti e portarseli via o venderli a qualcun altro. Quegli impianti o vivono lì o non vivono. In un contesto come questo, con una durata trentennale, investimenti altamente specifici, io posso fare dei contratti estremamente incompleti. Perché? Perché ci vuole la sfera di cristallo. Come si fa a immaginare quello che capiterà nei 30 anni a seguire? Posso introdurre delle clausole di tipo procedurale in cui dirò, a fronte di una sorpresa che potrebbe venire fuori o no, le parti la risolveranno così o cos'ha. E il riferimento ai collegi arbitrali è quasi sistematico in questi contesti, no? Ma non potrò specificare in anticipo tutte le spettanze. Allora, immaginate un'amministrazione legata a un contratto di durata trentennale con queste caratteristiche, penalizzata da una forte asimmetria informativa, con una controparte che ne sa di più. La rinegoziazione è dietro l'angolo. Ci sono degli studi, che però non è un problema solo italiano. Ecco, questo per esempio è uno studio di due che hanno guardato un po' il panorama mondiale, non è proprio, è un po' a macchia di leopardo, però hanno esaminato quanti contratti di pubblico servizio, partenariati pubblico-privati,
sono stati rinegoziati nei vari paesi. Questo è un rapporto del 2014. America Latina 68%, America si va dal 41 al 78 al 92%, Stati Uniti 40%, Francia 50 o 73%, altri settori nel Regno Unito 55%, cioè il tasso di rinegoziazione è altissimo. La revisione postuma dei rapporti è un fatto assolutamente ricorrente, abituale e anche rapida. Come vedete, questi sono i tempi medi dalla conclusione. Già un anno dopo, un anno e mezzo, meno di un anno, poco più di sei mesi, e siamo sempre a un testo relativamente recente, Guash, che è quello che ha fatto il lavoro per primo, e esaminando almeno un migliaio di casi, ha ripubblicato il lavoro nel 2014 e questo è quello che ne esce. È stato pubblicato nei paper dell'OECD questo lavoro, quindi assolutamente credibile e prestigioso, non parliamo dell'OCSE. E sempre in queste indagini, sempre nel paper dell'OCSE, troviamo che queste rinegoziazioni nel 61% dei casi, 66-57% dei casi, sono state promosse dal concessionario, non dalla parte pubblica. E qui abbiamo i dati più inquietanti, perché c'è una misurazione degli effetti delle rinegoziazioni. Hanno determinato rallentamenti nell'esecuzione e riduzione degli obblighi di investimenti nel 69% dei casi, contro il 18% in cui è avvenuto al contrario. Hanno determinato un innalzamento delle tariffe nel 62% dei casi, contro un 19% al contrario. Hanno determinato espansioni del periodo di concessione nella stragrande maggioranza dei casi, aggiustamenti del canone a beneficio dell'impresa nella stragrande maggioranza dei casi. E questa è la relazione dell'Unione dell'anno scorso, del 2014, relativa alla lotta sulla concorrenza. C'è un paragrafo che interessa specificamente l'Italia e si sottolinea che le autorità nazionali e anche quelli che hanno esaminato la situazione segnalano che la maggior parte dei problemi si concentrano in fase di esecuzione del contratto. Quindi l'idea è: ma noi siamo di fronte a delle gare rigide, rigorose, tutte incentrate sulla logica del controllo, che a priori determinano gravi perdite di efficienza e a posteriori non riescono neanche a garantire un vero controllo, perché poi quello che si è stabilito attraverso la procedura meccanica all'inizio facilmente viene rivisto poco dopo. Questo è il rischio, insomma. Qui c'era uno stralcio del rapporto Cassese che non sto a ricordarvi perché il tempo stringe. E di fronte alla tensione, appunto torniamo alla provocazione che attraversa le mie riflessioni di oggi, di fronte a questa tensione, qual è la tensione tra esigenza di controllo da una parte, esigenze di flessibilità connesse all'efficienza dall'altro, no? Rigidità e controllo da un lato, efficienza e flessibilità dall'altro. Il diritto europeo prende una scelta interessante, no? Questa sentenza della Corte di Giustizia riguardava l'articolo 21 della legge quadro, della legge Merloni, la quale, se ricordate, secondo la migliore tradizione wikiana, affermava un principio che era l'esatto opposto di quello che viene sul quale si insiste oggi, cioè affermava che di principio si sarebbe dovuto preferire il sistema di valutazione delle offerte basate sul prezzo più basso e si sarebbe dovuto considerare il sistema di valutazione delle offerte basato sull'offerta economicamente più vantaggioso come un sistema secondario, eccezionale. Perché? Perché è più discrezionale. Quindi in una fase storica in cui sembrava che l'esigenza fondamentale fosse il controllo, si affermava che il prezzo più basso era la regola. Poi si è scoperto adesso che con il prezzo più basso si fanno le peggio cose, perché sono finte convenienze quelle che emergono, e allora si è affermato il principio imposto. In quel contesto, la risposta della Corte di Giustizia, interpellata a pronunciarsi sulla coerenza rispetto al diritto europeo di una logica come questa, cioè dobbiamo ridurre la discrezionalità delle amministrazioni, quindi usiamo un metodo che riduca la discrezionalità, dice: ma è sbagliato. Il diritto non lo impone affatto. Noi bilanciamo le due esigenze.
con la consapevolezza che l'inefficienza è un problema per l'apertura del mercato altrettanto grave rispetto alla faziosità delle amministrazioni. Quindi non è che il controllo sia l'altare sul quale è legittimo sacrificare qualunque livello di efficienza. Non è così. E infatti, ora, diciamo a volo d'uccello, se andiamo a vedere l'evoluzione del sistema europeo delle norme, riprendendo quello che vi ho detto nell'introduzione, e vedete che si va nella direzione della flessibilizzazione, no? Dell'aumento di credito nei confronti della discrezionalità amministrativa, non della riduzione di credito. È perché nei settori esclusi fin da subito si disse la procedura negoziata con bando è una regola generale, è un metodo generale di scelta dei contraenti, perché quello è un ambito in cui le esigenze tecniche sono particolarmente forti. La specificità e la difficoltà dei contratti è maggiore rispetto ai settori ordinari. Poi il dialogo competitivo nel 2004 voleva essere una risposta alla complessità che va tutta nella direzione della flessibilità. Si potrebbe dire, ma i contratti complessi sono anche quelli più onerosi dal punto di vista economico, allora aumentiamo i controlli. Il contrario. Viene inserito il dialogo. La nuova direttiva sui settori classici, no? L'avete visto, generalizza la procedura negoziata con bando e la considera una gara. No, ancora oggi l'ultima relazione ANAC mette le procedure negoziate tutte nello stesso calderone. Quelle con bando e quelle senza bando sono considerate tutte sospette nella stessa categoria. Non è così. La procedura con bando per il diritto europeo, negoziata con bando, è una gara vera e propria ed è una gara di sempre più ampia utilizzabilità. Per non parlare delle concessioni, dove abbiamo quella comunicazione di cui vi parlavo, una serie di passaggi intermedi e poi soprattutto la nuova direttiva, che lo dice chiaro e tondo, all'articolo 37 l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, per questa distinzione la conoscete, può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. Questa è l'affermazione di principio. Uno potrebbe dire, ma come le concessioni? Ma parliamo delle concessioni, quelle che durano a lungo, che hanno un unico concessionario che di fatto e qualche volta anche di diritto ha una vera esclusiva sul mercato, quelle, ma lì i rischi sono altissimi, no? Lì dovremmo tirar fuori tutte le trincee, le barricate, le armi a disposizione per sparare contro la discrezionalità, se la nostra preoccupazione dominante dovesse essere quella del controllo. E invece proprio lì, per le ragioni che hanno a che fare con l'efficienza, il diritto europeo apre nei confronti della discrezionalità. E vediamo la provocazione, di nuovo il nostro pendolo impazzito, che cosa ci fa vedere, che cosa accade in Italia di fatto. Per delle ragioni anche comprensibili, scusate, ancora 10 minuti e penso di aver concluso. Questo è un grafico, l'ho già fatto vedere altre volte, non so chi di voi era presente l'anno scorso all'introduzione, ho aggiornato un po' quei dati vedendo se le cose sono cambiate e non sono cambiate. No? Questo documento fa vedere quanto in Italia viene utilizzato il dialogo competitivo rispetto agli altri paesi. È uno studio del 2011, e le direttive che l'hanno introdotto sono nel 2004 e questa è la solfa. Questa è TED, cioè la banca dati, il supplemento alla Gazzetta Ufficiale in formato elettronico, dove vengono pubblicati tutti i bandi di importo superiore alle soglie europee, quindi parliamo di contratti significativi. E ho fatto una ricerca sui bandi che sono stati pubblicati in Germania, Francia, Italia e Regno Unito, e che riguardassero per l'appunto il dialogo competitivo in un primo periodo antecedente alle direttive del 2014 e poi in un secondo periodo successivo alle discipline, alle norme del 2014. Allora, questo risultato viene fuori prima del 2014, per il periodo 2009-2013. L'avevo già fatto vedere l'anno scorso e parla da solo, no? L'Italia ha un livello di utilizzazione del dialogo competitivo che corrisponde a quel parallelepipedo minuscolo di color grigio a fronte di Regno Unito e Francia. Ho rifatto l'analisi negli anni successivi, visto che le nuove direttive del 2014 insistono con ancora più energia sulla flessibilità e accanto al dialogo introducono anche la procedura competitiva con negoziazione come modello abbastanza generale, e i risultati sono questi. La Germania sembrerebbe poco incline a utilizzare il dialogo competitivo, però il grafico successivo vi dice qualche cosa, perché questo è il grafico che interessa le procedure competitive negoziate,
evidentemente loro hanno una preferenza per questo tipo di flessibilità piuttosto che per il dialogo, ma qui si attestano in cima alla classifica, mentre l'Italia rimane sempre al solito punto, tanto che la sommatoria dà vita a questo esito. È la propensione all'uso della flessibilità è pari in Germania a quella figura azzurra, poi viene la Francia, quindi il Regno Unito e infine l'Italia, quasi marginale. Se andiamo a vedere questo documento, che è un documento approvato quest'anno dal CRESME in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è posizionato tra i lavori, gli studi parlamentari, lo trovate sul sito della Camera, è online, è molto interessante, e ci fa vedere lo spaccato per numero e per importo nel periodo 2012-2016 delle procedure che vengono, delle varie tipologie di procedure che vengono impiegate nel nostro paese. Allora, vedete, c'è una qui sopra i 40.000 euro, quello che vi ho fatto vedere prima era sopra le soglie di importo europeo, e lì la tendenza è il fuggi-fuggi rispetto alla discrezionalità. Il dialogo competitivo, la procedura negoziata competitiva fanno paura ai funzionari. E qui andiamo sopra i 40.000 euro, quindi include un po' tutto, e come vedete c'è una propensione fortissima all'uso della procedura negoziata senza gara. E il fatto che questi istogrammi siano così alti dipende dal fatto che sotto soglia la procedura senza gara viene abusata, viene usata fin troppo, viene usata molto ma molto intensamente. Se invece ragioniamo delle procedure flessibili e competitive davvero, vedete che il livello resta incomparabilmente più basso rispetto alle altre. Qui si ripropone lo schema e facciamo un ragionamento ancora un secondo e chiudo la mia introduzione, ancora più ampio, no? Ragioniamo poi sulla filosofia complessiva di questi atti di recepimento, per dimostrare come ancora una volta c'è una bussola, che è quella indicata dalla teoria e, se vogliamo, da una lettura abbastanza serena e approfondita del diritto europeo, e poi c'è una prassi nazionale che tende a oscillare istericamente e a fare l'opposto. L'abbiamo visto su un primo tema, che è il confine tra autoproduzione e contrattazione, su un secondo tema, che è la scelta delle procedure e l'uso della discrezionalità nell'impiego delle procedure. Terzo punto, il modello di recepimento complessivo del diritto europeo, no? E noi ci siamo detti, siamo di fronte a una nuova stagione, c'è una nuova filosofia, vuole essere più inglese, si vuole fare in fretta, si vorrebbe opprimere meno l'amministrazione con tutti questi orpelli e questi pesi. Allora il decreto legislativo, i poteri di ANAC, quell'articolo è l'articolo che definisce le molte funzioni dell'autorità, che è un'autorità unica nel nostro paese, perché non è più una solo una vecchia autorità indipendente, ha anche certi profili che includono e poteri di amministrazione attiva veri e propri, insomma è un soggetto deputato a sorvegliare l'intero settore, no? con la migliore intenzione. Si rinuncia al regolamento e si introduce una soft regulation, proprio perché si pensa a questa funzione enzimatica dell'autorità di vigilanza, insieme a un nuovo contratto leggero, meno opprimente. Cantone lo ha detto più volte, il codice del 2006-183 era inapplicabile e continuava a obbligare di fronte a urgenze, pensate Expo, all'elaborazione di norme speciali, e poi con le norme speciali si va poco lontano, finiscono tutti quanti nei guai. Allora facciamo qualcosa di nuovo, l'obiettivo è quello ancora una volta di andare nella direzione europea, quindi la bussola ce l'abbiamo, no? Maggiore flessibilità, maggiore discrezionalità, uso strategico degli appalti, via di seguito, e vabbè, andiamo a vedere le oscillazioni interne, il solito tormento, torna i 60, i 54 muscoli che è necessario coordinare per camminare a passo veloce, e andiamo a vedere quel solito rapporto che è pubblicato dalla Camera ora, dal Servizio Studi della Camera, che ci fa vedere che cosa è successo dopo l'approvazione del codice dei contratti, che fine ha fatto il mercato degli appalti, no? Qui l'affermazione: nel 2016 il numero di procedure di affidamento per azienda è pari a, che corrisponde al numero più basso del quinquennio 2012-2016, cioè l'effetto dell'approvazione del codice è questo. E risulta in calo del 14,3 rispetto al 2015, cioè in un anno la flessibilità, l'incoraggiamento, finalmente nuove regole leggere che inducano gli amministratori a assumere responsabilmente carico della loro funzione, e tutto questo a che cosa ha condotto? Boom, a un crollo
del 15% nel perfezionamento di commesse in un anno. E il crollo è generale dal 2012 al 2016 del 21% quasi, no? E questi sono dati che confermano, ora forse non si vedono, ma sono gli spaccati settore per settore. E qui in materia di lavori il crollo è molto più alto, del 31%, quel 20% era la media. Il crollo nell'ambito dei servizi è del 19%, il crollo in materia di forniture è del 14% nel quinquennio. Questo è il grafico complessivo dove si vede l'oscillazione degli importi che è comunque in corrispondenza dell'approvazione del codice a scendere, e l'oscillazione del numero dei contratti. Vedete, quella linea blu individua i numeri, e i numeri calano clamorosamente, molto di più a fronte della disciplina che aveva tutt'altro scopo, che voleva raggiungere tutt'altro effetto. Qui ci sono ancora le variazioni percentuali suddividendo tra i settori ordinari e i settori speciali, per numero e per importo. E qui, va bene, lo stesso tipo di analisi con riferimento alle varie tipologie di amministrazione. Faccio un'ultima considerazione, salto gli altri grafici perché mi rendo conto che non li vedete bene, però il messaggio è arrivato, no? Ancora una volta avevamo una bussola e il pendolo è impazzito, è andato da una parte, poi dall'altra, poi è tornato di nuovo lì. Non riusciamo a tenere la barra, non riusciamo a tenere il timone verso la direzione concordata. Perché siamo presi dal tormento, no? Passiamo subito a sospettare di noi stessi, a sospettare delle nostre reali capacità, a introdurre dei vincoli interni per garantire che gli obiettivi di corretta gestione dell'operazione economica siano rispettati, e poi dei vincoli sui vincoli, poi un'interpretazione successiva, e poi il timore della responsabilità, è l'ultimo punto che tocco, no? Perché questo pendolo va così da una parte all'altra in continuazione, no? Questa è una ragione di fondo, cioè vi ho messo sotto gli occhi delle situazioni in cui la ricetta era abbastanza chiara, ma di fatto agli amministratori si consentiva una scelta, no? Perché se io devo decidere se autoprodurre o contrattare, posso scegliere amministratore pubblico. Allora, se ho una paura blu di contrattare, perché quando sbaglio nell'attribuzione di una concessione, poi pago per 30 anni, poi c'è un contratto, non mi posso tirare indietro. Se invece sono un po' più la Carlona, mi dico, vai, vi faccio la mia società, poi si vedrà, no? Se qualcosa è sbagliato, la rimettiamo a posto. Via. Poi ci sono anche ragioni meno nobili, però sicuramente questo possibile calcolo, cioè altri studi, cioè un lavoro di Levin e Tadelis molto interessante, aggiornato nel 2010, che fa vedere come non è che sia una vicenda puramente italiana, un po' ovunque così, no? E così come per le procedure di scelta, più o meno discrezionali, più flessibili o meno flessibili, anche lì si può scegliere. Sulla carta io so che l'ordinamento europeo incoraggia una direzione, però poi di fatto amministratore sono chiamato a scegliere, posso usare una procedura aperta oppure posso rischiare e usare il dialogo competitivo. Un caso forse unico di dialogo che ho visto impiegato è finito immediatamente davanti alla Corte dei Conti. Così come di fronte all'incertezza normativa. Io posso decidere di contrattare oppure posso decidere di tenere tutti i bandi nel congelatore, no? E qual è stata la risposta dei funzionari rispetto a questo grosso timore, a questa incertezza? Vincolanti, non vincolanti? Ma non è che siano idee sbagliate, no? Erano idee buone, ma come dire, il terreno non è pronto. Perché è inutile che io mi immagini con qualche livello di utopia un'amministrazione diversa, una soft regulation. Se poi l'ultimo anello di questa lunga catena istituzionale non cambia i parametri di valutazione. No, c'è uno studioso di public choice, Lindsay, che diceva molto efficacemente: saranno massimizzate le cose che sono controllate. Allora, questa frase lo tratta da un lavoro sulla responsabilità del giudice di Pietro Trimarchi, il grande civilista, e mi pare che però si attagli ai nostri ragionamenti, no? Che cosa dice? Alla fine, di evitare il rischio di incorrere in responsabilità, non vi è sempre solo la via di una maggiore diligenza nella decisione, spesso vi è anche la via di scegliere nel dubbio quella decisione che, pur quando possa essere ingiusta e socialmente dannosa, sia meno idonea a cagionare quel tipo di danno che solo può dar luogo a un'azione di responsabilità. Ora, se
nessuno misura i vantaggi in termini di efficienza che io posso perseguire attraverso l'uso di procedure più coraggiose. E tuttavia ogni errore rischia di pagarlo. E insomma la scelta è quasi obbligata, ma comprensibilmente. Ho tutto da perdere in un caso, perché se le cose vanno bene non se ne accorge nessuno. E se per caso qualcuno poi dovesse avere dei dubbi sulla appropriatezza delle mie valutazioni, delle mie scelte, potrei anche trovarmi nei guai. Vi do qualche altro grafico per, diciamo, segnalare che questo problema è accentuato dal fatto che la magistratura, soprattutto in materia di danno all'erario, è molto incline a utilizzare l'azione in chiave precauzionale preventiva. Il che non è che sia sbagliato, no? Però aggrava quel problema di fondo, cioè se non c'è una contromisura che premia i buoni risultati e li registra prima ancora di premiarli, e se io premo solo dalla parte della penalizzazione degli eventuali errori, è chiaro che le scelte verranno sempre sbilanciate, che le ricette comunitarie rischieranno sempre di rimanere un po' sulla carta. Allora, questa è la relazione dell'ultima di quest'anno, della Procura Generale, e la quale ci dice, per farvi capire quanto è intenso l'uso in chiave precauzionale dell'azione, che in un contesto che non è esaustivo ma è abbastanza rilevante, cioè in riferimento alle amministrazioni ministeriali, il rapporto tra gli importi accertati oggetto di condanna e il riscosso è pari a 100 a 3, cioè il 3% viene effettivamente riscosso. Questi sono i numeri un po' più precisi che troviamo allegati alla stessa relazione nell'appendice, e poi ci sono due contributi molto interessanti di due operatori dell'Istat che hanno pubblicato sulla prestigiosa rivista trimestrale Diritto Pubblico negli anni 2009 e 2013, quindi sono abbastanza recenti. Fanno vedere qual è il rapporto che esiste tra l'entità delle incolpazioni, diciamo così, e l'entità delle condanne in primo e in secondo grado. Dopodiché c'è il dato ultimo dell'entità dei recuperi che vi ho appena dato in modo macro. Allora, questa tabella ci dice che diciamo tra l'entità nel totale e nelle varie regioni il rapporto tra il totale delle incolpazioni e le condanne è 100 a 32. Il 32,8% delle ipotesi in cui viene esercitata l'azione si risolvono in una condanna in primo grado. Poi c'è però questo lavoro del 2013 che aggiorna il dato e sul primo grado conferma che l'entità è più o meno questa e indica che nel secondo grado però andiamo al 5,4. 5,4 dei casi producono una condanna. Cioè, a fronte di 100, il 5,4 approda a una condanna. In materia contrattuale addirittura lo 0,7 in secondo grado. Il campione non è esaustivo, però è nutrito, e beh, comunque diciamo, sono dati seri, pubblicati, ufficiali, potete consultare. Ha riguardato un gruppo di vicende che sono state interessate da una pronuncia in primo e in secondo grado, questo è il trend, che tradotto in grafici indica questo, cioè abbiamo questo è il danno ipotizzato, questo è il danno per il quale c'è stata una condanna in primo grado e questo è il danno per il quale c'è stata una condanna in secondo grado, e poi c'è il 3% del 5,4 che è l'entità del recupero. Dove mi vuole portare questa considerazione? Beh, il titolo è la responsabilità tra, cioè i contratti tra incertezza e responsabilità, e allora a mio avviso bisogna anche rivedere le modalità di valutazione dell'attività amministrativa nel suo complesso. Questa apertura nei confronti della discrezionalità, della flessibilità, questa apertura di credito nei riguardi degli amministratori non può tradursi in qualcosa di realmente operativo se non solo l'amministratore pubblico, ma anche il magistrato non si abitua a elaborare una valutazione che non è incentrata sugli atti, ma è incentrata sull'attività complessiva, sui risultati complessivi. Questo è un problema che interessa la Corte dei Conti, ma che interessa anche il giudice amministrativo. Il sindacato del giudice amministrativo è un sindacato
troppo incentrato sul singolo atto. Quello penale non dico molto perché non me ne intendo, non è il mio campo, ma l'invito è a cominciare dalla coda, cioè fare come gli ingegneri, no? Che per capire come funziona una cosa la smontano e poi la ricostruiscono da capo. Ecco, secondo me un po' questo è quello che ci occorrerebbe per cambiare il profilo, al di là delle proclamazioni teoriche, cioè al di là della elaborazione di nuovi testi giuridici. Ultimo punto, e chiudo con questo. Noi, come dire, abbiamo bisogno anche di imparare, non soltanto di somministrare informazione. E quindi questa è una domanda che incuriosisce anche i partecipanti al corso su questo lato della barricata. No, noi ci chiediamo, ma poi di fatto nelle amministrazioni che cosa accade? C'è un'illusione di fondo che avendo un codice perfetto poi si avranno dei contratti perfetti. È assurdo. Non può essere. In tutti i paesi le norme hanno un certo livello di dettaglio e di qualità, che è compreso tra intervalli ragionevoli, minimi e massimi. Ma non abbiamo la norma perfetta, abbiamo una norma abbastanza buona. In alcuni paesi più buona, in altri meno. Ma l'intervallo è un intervallo di ragionevolezza. Le norme nazionali sono norme di altissima qualità. Gli altri paesi ce le copiano, ce le invidiano, perché ci siamo talmente tormentati, no? in questa introspezione alla coscienza di Zeno, ci siamo talmente torturati che alla fin fine sono venute fuori anche delle prescrizioni eccellenti, no? Poi le cambiamo di nuovo, le cambiamo ancora una volta. Ok, ma bisogna voltare pagina, cioè una volta che si è ottenuta una norma accettabile sul piano dei contenuti, la qualità dell'amministrazione dipende da altro. Basta norme, bisogna passare al piano dell'organizzazione, delle competenze. E su questo versante noi avremmo anche l'aspirazione di capire qualche cosa, di capire qualcosa da voi. Cioè, abbiamo la fortuna di interagire con un numero alto di esperti e di addetti settori e ci piacerebbe coinvolgervi. Allora vi anticipo subito che alcune sessioni avranno un impatto, se voi siete d'accordo e se la cosa può interessare, un pochino più dialogato, e forse vi sottoporremo anche dei questionari, dei quesiti dai quali cercheremo poi di trarre qualche spunto insieme. Va bene, scusatemi per la lunghezza e grazie per l'attenzione.